Andiamo a destra, lato che mi piace, andiamo a destra. Andiamo di là, andiamo di là, andiamo, dai. Su, su, su. Alziamoci in piedi. Fratelli Rosso e amici rivali di YouTube. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ragazzi, penso che, allora, 7 finali. Questa qua è la prima finale che abbiamo. Penso che la partita di stasera sia la più difficile di quelle che dobbiamo giocare. Prima cosa perché abbiamo dei problemini. C'è Teo che non sta bene, Ibra che non sta bene, Benassar che non sta bene, Cianoglu che non sta bene. Chi se ne frega? Ci sono gli altri. Se non stanno bene ci sono gli altri, punto. Abbiamo fatto un girone d'andata che c'era Lollo e... C'era Lollo e Dani come uniche alternative, due ragazzini. Quindi siamo sempre usciti. Quando siamo nelle difficoltà ne usciamo sempre bene. Dobbiamo sfatare questo tabù di San Siro. Oggi io, ragazzi, vi chiedo, nel nostro campo, sotto il nostro cielo, con il nostro stadio, vi chiedo una prestazione della Madonna. Ragazzi, vincere oggi praticamente ci mette un piede in Champions, ve lo dico subito. Però bisogna vincere. Cioè, vincere oggi ti dà una tranquillità comunque per le prossime partite, che vai comunque sia a giocare. Non molli ovviamente, però vai più tranquillo, vai. Cioè, vincere oggi contro Sassuolo, che è anche in gran forma, sto cazzo di Sassuolo, che contro di noi poi stravede, vuol dire che dai un grosso strattone, dai, per la lotta nella Champions League. E vi dico, ragazzi, io ci credo, ragazzi, abbiamo fatto tutto l'anno davvero che siamo qua, che sudiamo per tornare, cioè quanti anni sono che non siamo in Champions, sono tanti anni, adesso siamo lì a un passo, sono 7 partite solo, ok? Io personalmente in questi ragazzi qua ci credo veramente. Continuerò sempre a crederci, perché comunque sia, a parte che sono bravissimi ragazzi, perché finalmente abbiamo una squadra di professionisti primis, secundis una squadra giovanissima, una squadra che c'ha fame, e quindi io veramente mi auguro davvero che questo progetto che abbiamo si porterà avanti ancora per tanti tanti ma tanti anni. Oggi la formazione, praticamente, ho visto un sito, ho visto un altro, 3 formazioni diverse. Quindi non sto lì a prendervi. Ucciso! Ultima partita, Maluccio, Gigio, ultima partita, Maluccio, ascoltami. Vai avanti a fare il tuo, Gigio, tranquillamente. So che è una situazione dove... Anzi, a parte che sei un grandissimo professionista, sei. Vai avanti a fare il tuo, tranquillo. Tira qualche schiaffone anche quando serve. E niente, oggi mi piacerebbe dietro, visto a destra, addirittura alcuni dicono che c'è Davide, alcuni dicono che c'è Dalò, alcuni dicono che c'è Calulo, non so chi cazzo è che giocherà. Comunque, ragazzi, stiamo concentrati dietro, sicuramente c'è Superman e c'è il Tomo, poi Teo, anche lui è in dubbio, non lo so se il motoscafo fa niem, non lo so, però dietro veramente stiamo attenti, perché davanti loro sono forti. Caputo è buono. Berardi contro di noi ogni volta vede, non so che cazzo c'ha, se è un milanista, le ha rubato la fidanzata da piccolo, non lo so. Comunque ogni volta vede praticamente nero quando vede noi. E, ragazzi, mi piacerebbe oggi vincere la partita senza prendere gol. Una volta avresti detto, contro il Sassuolo non devi prendere gol, per forza. Invece no, adesso veramente non prendere gol col Sassuolo comunque sia quasi sembra un'impresa. All'andata non l'abbiamo preso, per esempio. Stiamo concentrati, siamo tranquilli e soprattutto facciamoci valere nel nostro stadio. Che è un po' che non ci facciamo valere nel nostro stadio a livello di prestazione, sto parlando. Ok. Centrocampo, mi sa che Ismaele è fuori, gioca Sandruzzo mio e Franchino. Francone. Ragazzi, prendiamo subito in mano questo cazzo di centrocampo, perché per me la partita oggi si vince lì. Prendiamo in mano questo cazzo di centrocampo, perché oggi la partita si vince lì. La partita oggi si vince lì. Non ce n'è di cazzi. Quindi prendiamo in mano il centrocampo, ok?
E oggi, ragazzi, oggi bisogna scendere in campo cattivi. Io voglio vedere oggi il fuoco negli occhi, voglio vedere oggi. Voglio vedere la fame che l'erba la portiamo a casa, la cuciniamo quando siamo a casa, con un po' di olietto. A destra c'è Ale, poi anche lì Rebus a Cannes, anche lui non sta tanto bene, però vediamo un attimino che cazzo gioca, se gioca lui, giocherà Rade, se non o Brahim, non lo so che cazzo giocherà. A sinistra c'è il rapinatore e davanti anche il dio del calcio, anche ha qualche problemuccio. Ragazzi, non vi sto a prendere uno per uno. Chiunque giochi lì davanti, che gioca Brahim, che gioca Kan, che gioca Ale, che gioca Spaghettino, che gioca rapinatore, che sicuramente giocherà perché è l'unico che sta bene. Però ragazzi, veramente, Raffaello, non ti fare insultare ogni volta, perché io ti voglio anche bene, perché mi sei anche simpatico, anche si vede che sei un bravo ragazzo, oltre che sei veramente forte. Per piacere, gli tirate qualche schiaffone, perché secondo me tu sei uno che tu ogni tanto vivi nelle favole, vivi. Cioè, sembra che Raffaello, tu ogni tanto, cioè, boh, non so che cazzo pensi, o c'è talmente tante di quelle fighe c'hai a cui pensare che non sai che cazzo mandargli il messaggino, o non so che cazzo ti succede. Vuoi entrare cattivo, figlio mio? Sei una bestia, sei. Hai una velocità che è allucinante. Mi ricordi quasi Harry, mi ricordi. Non Niang, Harry, mi ricordi. Cazzo, ma ci vuoi mettere un pelo più di cattiveria per piacere quando entri? Va bene che sei sempre sì. Anche Cafu aveva sempre il sorriso quando giocava. Però Cafu era Cafu, tu sei un'altra persona. Vogliamo essere cattivi quando entriamo, come i tuoi compagni di squadra lo sono? Ogni volta mi devo incazzare ogni volta, Raffaello. Che cazzo. Entra cattivo! Ti voglio. All'andata hai fatto un gol dopo 6 secondi perché sei entrato cattivo. Palla dentro, boom, gol. Entriamo cattivi per ogni partita. Secondo me Ibra ti ha menato diverse volte, ma mi sa che gli scappi a te non. Secondo me o non li senti oppure pensi che sia un gioco. Non è un gioco, sei nel Milan, figlio mio. Comunque, vediamo chi gioca davanti, chiunque giochi, ragazzi, penso che questa qua, vedendo anche come siamo messi, che non siamo messi bene, sia la partita più difficile da qua alla fine, perché Sassuolo gioca molto molto bene a pallone. All'andata in emergenza abbiamo dato calcio spettacolo, in casa abbiamo problemi, oggi sfattiamo questa cazzo della cosa che in casa praticamente giochiamo molto meno bene che in trasferta. Entriamo cattivi. Ok, entriamo cattivi, con sangue negli occhi come quando giochiamo in trasferta. Va bene? Dai. Ragazzi, tutti insieme. Sette finali, sette. Siamo uniti e soprattutto andiamo a vincere questa cazzo di partita. Dai!